Livio Ceccato, schiacciatore opposto della Energy Time Cus Molise, è ripresa questa nuova stagione, tempo di preparazione, ma partiamo da quello che avete fatto anche di buono l'anno scorso, che poi vi ha portato effettivamente, seppur non terminando il campionato, a conquistare il salto di categoria. Possiamo dire che si riparte comunque da quell'entusiasmo, dalla vittoria della Coppa, c'è tanta voglia di fare bene. Sì, si riparte con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare bene. L'anno scorso abbiamo dimostrato sul campo, abbiamo vinto la Coppa Abruzzo contro la compagine molisana di Agnone e appunto siamo arrivati primi durante la stagione e quindi questo piazzamento ci ha permesso di poter fare il salto di categoria in Serie C. Stiamo ripartendo con tanto entusiasmo, tanta voglia di lavorare e di crescere e speriamo che prima o poi questo campionato possa iniziare e possiamo far valere tutta la nostra forza anche nelle partite di campionato. Una nuova Energy Time con un nuovo staff tecnico, tanti anche nuovi compagni. Poi alla fine, oltre naturalmente alle riconferme, è tempo di rodare i meccanismi in campo, però ancora. Sì, piano piano stiamo lavorando sul piano fisico e sul piano tattico, proprio perché ci sono stati diversi cambiamenti. A mio parere stiamo lavorando molto bene, c'è ancora, ripeto, da parte di tutto il gruppo voglia di crescere e migliorare insieme durante questi allenamenti. Speriamo che poi, dopo anche la ripresa, dopo le feste di Natale, possiamo ritornare ed esprimere il nostro gioco e tutta la nostra voglia che abbiamo per questo sport. Abbiamo tanta passione e vogliamo ancora farla valere in campo. Matricola, ma con grandi ambizioni, infatti diciamo che per gli addetti ai lavori siete forse anche la squadra da battere. Su questo non voglio commentare perché sono abbastanza superstizioso, però quello che posso dire è che sì, siamo comunque un'ottima squadra, però non voglio sbilanciare sui piani futuri, però sotto c'è un bel progetto, c'è voglia di fare del bene nel capoluogo molisano qui a livello di pallavolo. Ci sono in squadra anche dei giovani prospetti, insomma, che dovete guidare verso questo nuovo campionato, verso una crescita tecnica, ma anche, diciamo, umana sotto un punto di vista caratteriale per come affrontare le gare. Sì, alla fine questa squadra è un mix di esperienza e di gioventù, quindi io non so se mi reputo giovane o vecchio, anche se sono parecchi anni che gioco a pallavolo, però nel mio piccolo so che posso dare il mio contributo alla squadra. E questi giovani comunque sono dei giovani di buona prospettiva, e speriamo di crescere tutti quanti insieme, come ho già detto prima. Grazie.